Buongiorno, buongiorno, coccodrilli. Ah, occhio pecoro. Bello pecorizzato stamattina, eh. Ma bisogna alzarsi. Ci siamo, let's go. Facile, fasse le storie tutti belli, pettinati, tutti fighi, eh no. Fatele con l'occhio pecoro, eccolo, con l'occhio pecoro, pecorizzato, ecco, guarda che pecorino. Guarda che pecoro. Non è lui. Mamma mia, ha fatto psst con la scoreggina. Lo schiso. Oh, viene giù bene. Oh, basta, basta, basta. Vabbè. Sto molto, molto meglio. Oggi la settimana inizia con un giorno avanti, quindi stiamo avanti. Già stiamo. No. Vabbè, però, dai. Non si può. Sta pieno. Stamattina, pieno, va. Sta pieno di figa, raga. Sta proprio pieno, 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 pieno. Ma io vorrò vedere il giorno che non ci sarà più nessuno fuori. Cioè, come la prenderò? Boh, per il momento me la godo così. Ecco Andiamo i bambini. Ma allora sei sveglio, eh? Oh. Buongiorno. Buongiorno. buongiorno sto cazzo, sto su, sta. Arrivavo io, dormivo oppure eri già sveglio? Di la verità, perché è importante sapere la verità. Se uno dormiva mentre era sveglio mentre dormiva, perché comunque se tu eri sveglio, non dormivi e non eri sveglio, capito? Sta su, sta. Hai capito o Ma non ho capito niente. no? Ti spiego in parole povere: se tu eri già sveglio quando io stavo arrivando qua, tu eri già sveglio e non Sì, dormivi. domani fa la luna. E non dormivi, se tu non dormivi eri già sveglio, se eri già sveglio non dormivi, per cui sono venuto qua bussando, anzi senza bussare perché sono una persona educata, mentre tu non eri sveglio oppure eri sveglio, non ho capito se eri sveglio o non eri sveglio perché dirai c'era il trapano che funzionava, pensavo che eri sveglio, capito? Dove andate? Affanculo. Oh, adesso sì che parto bene bene. Oh, che bella giornata di pioggia che si prospetta, ti diranno tutti quando esci col cappello che piove, col cappello esci, raga, basta fa così, tac, e non è più da sole, è un cappello da pioggia, top. Ieri ho lavato tutta la macchina, una delle poche volte che la lavo da solo, mi sono impegnato e guardate che tempo. Ma a me interessa, non gliela do vinta, no? Se tu dici, ma no, ti arrabbi perché è brutta, no, sei contento uguale, ma che cazzo te frega, va bene, dai, che ci frega. Va bene uguale, anche se è tutta pulita e se sei sporca. Ma che te frega? Che te frega? L'importante è che si illuminava. Facciamo anche un bel sound check, proprio perché oggi è brutto tempo e piove, via. Sì? Pronti, partenza? Staccati! Buongiorno, buongiorno, ci siamo, sulle mani, sulle mani, sulle mani. Mamma mia, oggi è già martedì, inizia così, ah che bello, bello, quanto me da gusto, adesso non mi veniva più niente, ho staccato tutto. Apro la porta di casa, ecco, guardate chi ho incontrato, chi ho incontrato? Un coglione. Attenzione, sta scasando, sta portando via i mobili, seggiole, cucine, tutto Che lì ci quanto, sta sono portando via quattro. tutto, No, che no, scase. ho pure tornato. E poi? E poi mi sono finito a piacere. No! Comunque, o no, secondo te, ma sta macchina ti piace sto colore? Quale? Questa? Boh. Perché? A me A piace. me mi convince. Sì, ce l'ho comprata perché mi piaceva. Da me non mi convince proprio. E allora? No, per di, Madonna, non è che ogni volta c'è un allora una cosa, No, eh? questo va bene che. Non si conosce la polvere, non si conosce lo sporco. Non è brutto il colore, chiara. Ce ne sono tante Boh, delle io lo farei macchine. diversamente, ma dopo fa come te Ma pare. tu ne la fai niente. Ma che è successo? Eh? O no? Ho la magna 50 grammi di Adesso 50 pasta. Ma me la grammi. vuoi fare magna bianca o la magna con la nera? Ma chi se la nera? Ma chi la magna bianca? Con tutti i casini che c'è in giro. Tutti Sì, nessuno. mangiano con la Ma bianca. la senti alla tua età, si mangia la E la pasta. mangia bene, Ma la mi mangia. ne dà, sto nel campo santo. E la mangia bene, la Allora mangia. che ci vuole? Oh. Con questo antico ione. La mangia normale, no? E Come. beh, ma io mangio normale. Allora, 50 grammi di pasta. E va bene, no? E va bene.
Va bene. Ma mi vuoi far mangiare con la bianca? Ma che cambia? Ma che cambia? Ma che cambia? Ma io non la vuoi con la nera. Ma è con i 5 cereali, è buonissimo. Non mi frega un cazzo, i cereali io non la mangio agli animali. Oh, no io. Ma perché? Perché sì. Ma perché? Perché sì. Perché? Perché? I cereali, il tritello, la sembla, la cosa, le dai ai maiali. Ma tu era mangiare per fitto? Per le galline. Era, ma le essi elti? Io non devo essere niente, io devo essere che... Oh! Ma possibile te la incazzare per la pasta? Ma no, perché la finisce più la penisce? E tu mi vieni a dire che c'è la pasta, dove la pasta? Si incazza anche per la pasta. Guardatelo. Non vuole mangiare la pasta e i cereali. Lui la vuole bianca, ok? Sta nevicando. 50 grammi di pasta e basta. E basta. Sta nevicando, incredibile. Riaprono tutte le seggiovie, funivie. Incredibile. Guardate quanto sta componendo. Non basta, ancora di più un'altra spruzzata. Eccolo qua. Si scia anche oggi. Ale, no, ancora, incredibile. È più parmigiano. Ora come gli viene da ridere sotto i baffi. No, all'ispetto il felate. No, ancora. Ma quante ce ne mette? Basta. Guardate quanta. L'ha fatto, guardate che lavoro, incredibile, è nevicato e lui è contento perché così scia, Ortisei, Cortina, Canazzei, Selva, è dappertutto. Su un piatto di pasta pensate quante se ne possono inventare. Da bolle, nananana, la musichetta quella che metto sempre. Poi passiamo a nevica, 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 quando mette il parmigiano e infine... Anche, ecco, stava quasi per finire, anche un bel arzughe. Quindi ragazzi, basta averci un po' di fantasia, dopo i contenuti si fanno, capito? Oh, oh, leva sti musicali, eh? Perché? Che, non mi vuoi vedere. Ma perché, è bello? Ma che sto a vedere? Questo ragazzino di 2 anni, che sto a vedere... Meglio no, là. Ma qua è bello, che è bello, che è bello. E che sto stupido a vedere questa roba. Ma perché? È bellino. Ma là, che c'ho 2 o 3 anni. Ma è bello, là. Oh, a me me la rompi coglione, dammi il telefono. Ma sono i Simpson. Ma qua è Simpson. Dammi retta, tocca guardarli. Ma qua c'hanno il merletto della testa. Vabbè, ma che è belli. Ma che sciacque di coglioni, ma fai. Lascialo, dai retta, guardiamolo insieme. È una puntata, là, insieme. Oh, dammi sto telecomando, porca madre. Chi c'ha colpa? Sti imbecilli che ce le mettono. Perché? Ma che è, ma che è? E fa una trasmissione con quei stupidotti. Erano tanto belli, io veramente. Comunque, coccodrilli, questa felpa la potete trovare nel mio store. Mi avete scritto in tanti di non chiuderlo oggi, quindi prolungo fino a domenica. Domenica chiuderò lo store, quindi da domenica non potrete più acquistare nessun oggetto, ok? Quindi fate swipe. Eccola qua la felpa del super. Quindi fate swipe up fino a domenica, poi chiudo tutto. Dormimo! Ambe, date una svegliata, di guardare se c'è la figa fuori, se sta pieno o no. Io capisco tutto quanto, uno fa anche la pennichella dopo pranzo. Rock, scusa, sto a parlare con te. Rock, sì, te sgrulli, che te sgrulli, non veni qua. Vieni qua a far ruffiano, devi controllare se fuori c'è la figa, vedi? Se c'è la... Lui è come nonno Faustino, se gli fai il pennello, si arrabbia. Pennello, 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 pennello. Gli piace il pennello? Fau, no? Scalla le candelette. Così? Tieni, te scemo unito! Ma cosa fa? Ma che cazzo, fedammi sta macchinetta, levala! Ma la, sto a scaldare le candelette! Cammina, scemo! Dopo faccio... Ma tu sei scemo! Un pochino avanti. Ma te il volo in culo? E lei sta a mezzo metro! Più avanti, più avanti. Fermati! Che me la bozzi sta macchina! Tanta, non c'è problema. Ci penso io, tranquillo. Qui c'è problema. Basta che sei tranquillo e sereno. Vedrai che capolavoro. Ma che capolavoro, quale? Capolavoro. Un'opera d'arte.
con un'essenza e un'anima indissolente. Vedrai tu, indissolente un'anima d'opera d'arte. Ma io ora so che cazzo sta di... Farò un'opera d'arte con un'anima assolutamente rotogorante che entra dentro il cuore e esce dal finestrino. Oh, porca! Ma poi la porta a casa, che buon cazzo! Ma ti stavo a raccontare quello che volevo fare, ma però... Ma a me mi racconta niente. Un'anima assordante. Mannaggia. No, 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 dov'è? Sta buono. Brilli, guardate dove siamo venuti. Ti ricordi sto posto? E mi ricordo. Qui è dove veniva a giocare a calcio e dove tutte le volte mi accompagnava mio nonno, vero? Quante volte? 3-4 volte a settimana? L'allenamento e le partite. Che bello, ragazzi, che ricordi. È anche bello rivivere queste cose. Dopo facevano di notte i tornei. I tornei. Perché ti... Che bei tempi, eh, no? Però ci siamo divertiti, eh. Certo. Vieni qua, dammi un bacetto. E qui. E lui è contento quando lo porta a rivedere queste cose, perché una volta ci portava lui a me. Ora ce lo porto io. Guarda quanto è contento, guarda. Ma bella che c'erano anche i dirigenti, tutti, mi volevano tutto bene. Certo, da te ti vogliono tutti bene. Sei una persona speciale, ricordatelo sempre. Hai capito? Quando c'erano i tornei non pagavo niente. Ah, eri un influencer senza saperlo, eh? Eri in fashion blog? Sempre dai spogliatoi e stavo sempre di lì. Quindi tu eri in fashion blog perché ti facevano entrare? Certo. Che eri un? Un? E quando giocavi... con l'Assisi. Quella era un'altra storia ancora. Andiamo a vedere anche quel campo. Questo che è il best. La squadra la manteneva Gaucci. Davvero. E io c'avevo l'abbonamento che andavo a vedere la partita a Perugia di Serie A e non pagavo niente. Mamma mia, che fashion block! Sempre grazie a me perché giocavo col Punto Perugia. Tu me devi... Giocavi con l'Assisi che era Punto Perugia. Tu me... mi devi ringraziare anche di quello. Quindi dammi 4K là, ci vuoi a Dubai. Dai, K? Dammi 4K. E dammi l'apice che è troppo K fu. Posto molto, dove ci passavamo molto ma molto tempo, qual è? È questo. Guardate. L'aeroporto, che adesso chiaramente... Lavorava un pochino, c'era un po' di voli, c'erano, adesso è tutto fermo, chiaramente. Però no. Vabbè. È no. Tutto pieno. Sta pieno, no. Ma sei matto? Cioè, iniziate a brandizzare un pochino sulla testa. Hai capito? Oh, che devi fa? Ti devi? Oh. Me lo metto in testa. Sta pieno così. Fallo. No. Vai, fallo. No. Vabbè. Dai. Sta pieno. Oh. 2-1. Testa di cazzo nucleare. Mi strapperia tutti i capelli. Ma perché? Stavi con te. Ma perché? Ma mi scendi. Che fammi che se parte così? Ma che è una partenza? Ferme te! Ma brucio tutta la frizione! Ma consumo tutte le gomme! E la scendi! Che zavola guida! Ferme te! Stronzo nucleare! Apro lo sportello, ma butto! No, le scendo. Minacce no, le minacce no, eh! Ah, le minacce no! Io mi butto, mica sto dentro la macchina con te! Ah! E dov'è che te butti? Nella strada! La vuole rimette lui? La rimette tu? Ecco. Più di 92 anni alla guida, vediamo che combina. Le pressioni del coso com'è? Le pressioni del finti. Del fico? Quei fico. Com'è? Ma quei! Le pressioni del trifti. La pressione della fica! No! Guardatelo, tutte le manovre, zacchete. Due manovre e la rimessa. Tattet! C'ho solo 28. Come fa a passare quel vanto? Non vedo.
Ah, ti scegli! Dai zampata la macchina! Allora sei stupido! Ma anno che stai, che stai guardando? Anno quarto, che voglio dire? E che ne so, ma che stai a fare? E i soldi che adesso valgono tanto, no? Eh sì, una marea di... E dopo ci guardo, lì... guardo su Instagram, va via! Ne sta a rifare tutte le cazzate che facciamo! Mi sto divertendo, vattene, no? Sarà stato un papa? Questo è Giovanni XXIII. Tanto questo si dimette. No, no. Si dimette. Va via! Si è dimesso, eh? Va via che te do il coso. Si è dimesso il papa. Va via, eh? No. Che ci fai col coltello? Eh? No, ci ho tagliato il coso. Sei andata a parlare con Gisella? Va via, che fai, rumori? Miau! Ma te scemo, Gesù! Miau! No, sta parlando! Sta fai! Eh? Alleluia! Alleluia! E sotto il tuo manto Alleluia! Dai, Anna Maria! Allora, vabbè, bella, bella, mi piace perché è proprio una canzone bella questa. Ah, ah. Come fa? Scottex. Il culo di Scottex. Scottex. Ma va via, va. Scottex. Scottex che te lo dono a zampata. Pensa, io, Elti, tu, 20 grammi di carne, eh? O no? Nonno? O no? Nonno? Oh no! Nonno! Oh no! Oh no! Oh no! Ma è come un negato! Oh, no, perché non ti sentivo più, pensavo che... Perché comunque sia questa mi pare che è un po' troppa, perché... Le levavo un pezzo... Ah, via, va! Il nonno coperto bene, eccolo qua. Anche se sono, ragazzi, 24 gradi qua dentro. Però, bello coperto, perché ci guardiamo là, Champion... Champions League. La Champions League. Con Real Madrid contro Liverpool. Eh? Liverpool. Oh, bravo. Quindi ci guardiamo questa per chi tifi. Spattivo, tifo per il 102 che io. Se c'è la squadra italiana qui, ti fo per quella, ma sono stranieri tutti e due. Vabbè. Guarda la partita. Real o Liverpool? Dai, dinne una. Ma io manco le conosco. Real è spagnola, Liverpool è austro-ungarica. Oh. Oh. Real è dell'impero ottomano. Liverpool è austro-ungarica. Quale ti piace di più? Ne sono cazzi a loro. Comunque io tifo il Real. Va bene? Va bene, dammi, va bene. Ti va bene anche a te? Sì, sì. Allora vediamo come va a finire. Dimmi un giocatore del Real. Che ne so io. Come si chiama il portiere del Real che hai detto che è alto alto? Come si chiama? Courtois. A me tanto curto mi pare. Com'è? Mi pare alto, sa più di 2 metri. Allora non è curto. E non è curto, né. No. La partita è Borussia Dortmund contro Magna Vestiti. Come? Magna Vestiti. No, Manchester City. Che è? Oh, è quella lì. Chi è? Magna Vestiti. Carisma e l'agonismo necessario, anche se poi il ricordo di chi è. Giocano bene, eh? Giocano bene, ma... Ma? Mi paiono i passi di pallone vicino, non ci fanno. No, beh, c'è sicuro. Anche se ci annavano, tu. Certamente, queste partite, nelle grandi partite... Chi preferisci finora? Ma finora sono tutti uguali. Oh, l'hai visto? Chi ha segnato? Vinicio. Ma ne insulti? No, no. Perché? Io insulto con, solo con l'Inter. Ma chi ha segnato? Vinicio. Chi ha segnato?
oggi a fanculo due e lui. Ma perché anche lui? Eh sì, anche lui. Perché? Perché che me frega? Ti frega niente a te? Vabbè, tanto la stai a vedere tutta, nemmeno ti sei addormentato, quindi va benissimo. Oh, l'hai visto, tavoletto Real? Chi ha segnato? Terenzio. Chi? Terenzio. Ma chi è te? Te sciacco, dico io due. Chi ha segnato? È lui, quello. Chi è? Terenzio. Tisane, eh? Hai fatto la tisana con la cipolla? Cipolla e cipria. Ah, sai quanto è buona? Buona, stanno lì. Cipolla. Ci ho messo anche un po' di zuzzurro e Gaspare, eh? Va bene? Che ci hai messo? Zuzzurro e Gaspare. Che ci ho messo? Me l'hai detto tu, che ne so io, duro cazzo che è? Zuzzurro e Gaspare. Sono cazzo. Cipolla, cipria, zuzzurro e Gaspare. Lo fate buonissimo, dai, è drenante, antireflettente, antiriflessante. Segnato Maragia. No, chi ha segnato? Maragia. Chi è Maragia? È quello. Ma è Salah. Maragia, ma segnato no? Venicio. Chi? Venicio. Chi ha segnato? Venicio. Chi? Oh, voi già fanculo. Ah. L'emozione al Real Madrid. Com'è o no? Sì, chi ti ha chiamato a te? Lui chi è? Entra in possesso di palla, è il figlio del mio. Perché? Gioco fermo. Perché è nostro. Perché? Buona sta tisana? Che c'è? È una vecchia giubbassa da sola. Vai giù? E bevo giù questo qua. Ti è piaciuta la partita? Eh? Ti è piaciuta la partita? La partita mi è piaciuta, la partita. Oh, un'altra giornata se n'è andata, un'altra super giornata perché siamo sempre belli carichi e niente, domani sarò per metà giornata qua, poi parto per Milano perché giovedì mattina ho un impegno, ho una cosa da fare, tra l'altro molto molto carina, vedrete, e niente, quindi ci vediamo domani, grazie a ora per tutti i messaggi, per tutto l'affetto che dimostrate nei miei confronti. Io se posso e quando posso strappargli un sorriso sono sempre, quindi forza così, siamo un bel team.